erano diventati il terrore della cittadina costiera. Sono state assicurate alla giustizia 5 componenti di un nucleo familiare di Vietri sul Mare che, vantando rapporti di parentela con uno stretto congiunto, a capo peraltro di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti a scafati, terrorizzavano imprenditori, commercianti ed anche dipendenti pubblici nei comuni costieri di Vietri, ma anche di Raito e Dragonea. Stamane, nell'ambito di un'operazione congiunta dei carabinieri della Compagnia di Salerno e della Squadra Mobile Salernitana, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal procuratore Lembo, sono state eseguite 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di Roberto Senatore, 43 anni, Ivan e Cristian Senatore, entrambi 21enni, Alfonso Senatore, 23 anni, ed Alessio Salsano, 24 anni, tutti appartenenti ad un unico nucleo familiare ritenuti responsabili di associazione a delinquere di stampo camorristico aggravata dal ritrovamento di armi, di tentata estorsione, di estorsione consumata, rapina aggravata, minaccia a pubblico ufficiale aggravati dal metodo mafioso. L'operazione di oggi risale ad una lunga ed articolata attività di indagine avviata fin dal 2013 e relativa ad episodi delittuosi verificatisi fino ad oggi a Vietri sul Mare, in danno di imprenditori, commercianti e privati cittadini. In particolare una tentata estorsione aggravata dall'uso di una pistola in danno di un commerciante di legna della frazione Dragonea. Una rapina impropria a pullo riaggravata in danno di un proprietario terriero, una minaccia aggravata dall'uso di un coltello e diversi episodi di spaccio di stupefacenti nella frazione Raito. A denunciare il particolare allarme sociale causato dal gruppo criminale è stato anche il sindaco di Vietri sul Mare, che in una sua deposizione ha rappresentato che i componenti del gruppo erano temuti dai suoi concittadini, in quanto capaci di commettere qualunque delitto pur di assicurarsi il sostentamento per vivere. Il primo cittadino ha affermato che più volte i cittadini di Vietri sul Mare avevano sollecitato un intervento sia amministrativo che delle forze di polizia per ristabilire la tranquillità pubblica violata, soprattutto nella frazione di Dragonea. Un'ulteriore minaccia, peraltro, era stata commessa all'interno dell'ufficio del Comune il 20 aprile scorso in danno di un funzionario dell'ente ed alla presenza del segretario comunale. In molti casi, si legge anche nell'ordinanza del GIP, si è registrata la reticenza alla collaborazione con gli organi inquirenti dei testimoni oculari, il che evidenziava lo status di menomata libertà in cui si sono trovati a seguito della forza delle intimidazioni. Le attività di indagine, caratterizzate da una proficua collaborazione tra Polizia di Stato e Carabinieri, proseguono con l'obiettivo di accertare ulteriori episodi delittuosi verificatisi tra il 2013 e il 2015 a Vietri sul Mare, in danno di imprenditori, commercianti e privati cittadini, e di stabilire l'effettivo coinvolgimento, tanto nei reati scopo quanto nel delitto associativo, di altri partecipi, essendo attualmente al vaglio dell'ufficio distrettuale antimafia la posizione di oltre una decina di persone gravitanti nell'orbita del clan.